Finalmente è arrivato il mio nuovo shop online, www.xyuder.it, dove troverai i miei gadget ufficiali e ad edizione limitata. Mi raccomando, www.xyuder.it. E adesso, video! E allora ragazzi, dopo aver castato in questi ultimi giorni un sacco su Fortnite, l'FNCS, la Solo Cash Cup, il DreamHack, ho ripreso in mano il mio profilo di Clash Royale e ahimè mi sono trovato a 5.900 trofei. Era veramente un po' che non ci giocavo, almeno 3 o 4 giorni, direi che è venuto il momento di fare insieme un pochettino di partite in ladder per cercare di risalire abbastanza prepotentemente. Attenzione intanto, perché abbiamo trovato un giocatore che sta giocando con il deck bello cazzuto, il principe nero, il peccone, aveva anche la domatrice di arieti. Questo, come vedete, ha fatto già sì che entrambe le mie torri siano state ittate. Non è affatto un problema, cerchiamo di recuperare e di riprenderci almeno i nostri 6.000 trofei. Apertura da dietro con il golem di Elisir, purtroppo perderemo la torre con questa guaritrice, o comunque cercheremo in tutti i casi di difenderla il più possibile. Torre che rimane ugualmente a 600, guaritrice dietro, stiamo preparando la pushata. Mago elettrico, una delle carte più fastidiose per il mio deck. Ma abbiamo anche noi il drago elettrico. Lui va a tirare una fireball per cercare di arenare un attimino la mia pushata, che però non è possibile da fermare in questo momento, perché la guaritrice al 13 è un qualcosa di vergognoso e devastante allo stesso momento. Partiamo subito a sinistra con i luridi cavernicoli scelti, ma lui ha già gettato la spugna, ha alzato bandiera bianca e andiamo a portarci a casa subito questo primo match. Nice. Aia. 5.950, andiamo, sono pochi, andiamo, poi apriamo un po' di bauli. Dai, let's go, quelli che abbiamo lì nel pass battaglia. Livello 13 anche per Cinquinkin, famosissimo giocatore dell'Indocina occidentale. Bombarolo per lui, che andrei a togliergli proprio così, senza preoccuparmene. Partiamo. Questa zap potrebbe esserci un attimo comoda, anche se in realtà il suo drago elettrico farà un bel problema, farà un bel casino quel drago elettrico. Eh già. Che pushata violenta la sua. Riusciamo in qualche modo a fermare l'attacco sia del bombarolo sia del drago elettrico. Gli rimettiamo davanti un golem e vediamo come deciderà lui di gestire questo mio attacco. In realtà semplicemente deviato con degli scheletrini. Missa anche drasticamente il vortice e noi possiamo andare insieme alla furia a completare questa pushata, che ci permette anche di eliminargli, se tutto andrà bene, il suo goblin gigante. Non è gigante, il goblin è il gabbia goblin. Attenzione. La combo golem di Elisir, drago elettrico è micidiale. Questo è un problema. Forza ragazzi. Ok, il gigante elettrico è una delle carte più rotte in assoluto di Clash Royale. Siamo riusciti comunque a counterarlo in maniera pulita. E poi ripartiamo con il golem di Elisir, seguito subito dalla guaritrice. Pronta la furia. Andiamo a infuriare tutto. Dai, via il golem gigante. Via la gabbia goblin. Vediamo se il mio drago inferno riusciva a bloccare la torre centrale. E quindi procediamo con la distruzione della torre. E quindi della vittoria per questa partita. Ouch. Risaliamo ancora un pochettino. Piano. Quanto stiamo? Qui a 9,79. Intanto ci apriamo il livello 27 del pass battaglia. Abbiamo anche il 26 forse da aprire. 100 jolly comuni per noi, 1350 di gold, 3 gemmine.
ancora 47 jolly, 23 gang di goblin, una poison utilissima per un deck che sto preparando per voi, ma sono ancora un pochettino troppo basso e quindi non vale la pena di giocarlo, ma la poison la sto maxando. 1311 di gold per questo baule d'oro, 3 gemmine ancora, 69 spiriti elettrici, un cacciatore. Aia! Ouch! E qui la situazione si complica. Oh, 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 oh. Dai la scintilla. Dai, vabbè. Dai, vabbè. Ultima partita prima di salutarci. Intanto mi raccomando, se vi piacciono ragazzi i video di Clash Royale, lasciate un bel pollicione in su. Scrivetemi qua nei commenti anche i vostri deck. Dai ragazzi, fatemi sapere un po' quanti trofei siete, come siete messi. Fantasma in apertura per lui. Guaritrice per me. Dall'altra parte lui gioca la fuorilegge che io andrei subito a fermare. Vediamo se è una porcheria, questa è buona. Vai, 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 vai. Il barbaro scelto. Mamma mia, ragazzi. La furia da 9 secondi e mezzo si fa sentire. In questo caso si è fatta sentire tantissimo. Subiamo danno. Subiamo danno. Va benissimo. Non è un problema. Subiamo danno. Ripartiamo con il golem di Elisir sulla destra. Quella furia da 9 secondi e mezzo ha permesso che il barbaro scelto facesse un disastro sulla torre di destra. Drago elettrico. Andiamo a counterare però così. Drago inferno dietro. E io qua partirei. E io qua partirei. C'è anche la guaritrice che sta tornando indietro e dava una mano. Il Drago Inferno può distruggere anche il suo Mega Sgherro. C'è ancora comunque una serie di piccoli golem di Elisir che sono rimasti vivi. Quello grande e quelli piccolini. 284, torre a 132. Ci sta? Va bene, un attacco singolo della fuorilegge. Mi serve l'aiuto del Drago Elettrico in questo momento. Mi serve l'aiuto. Vediamo. Perfetto, Drago Elettrico che aiuta. E torre che va giù. Senza problemi. Golem di Elisir molto alto. Vediamo se lo riusciamo a costringere a giocare delle truppe. In questo caso è andato a difendere sia con la Tesla che con il Mega Sgherro. Qui mi sarebbe comodo riuscire ad entrare con la Mega Difesa. Guaritrice, tutto a sinistra. Interessante come se l'hai voluto giocare qui. Andiamo a fermare subito la fuorilegge. Stiamo tenendo bene per adesso. Qua subiremo danni, ma abbiamo comunque il golem pronto. E andiamo a infuriare tutto quanto. Forza ragazzi. Forza ragazzi che andiamo a infuriare. La guaritrice in alto centrale. Lui ha giocato un pochettino di truppe a caso. In realtà lo stiamo obbligando a giocare tante truppe per lasciarlo con poco Elisir, ma direi che siamo abbastanza sotto, ma direi che la direzione è verso un unico senso, il mio, let's go, ed è una grande, grandissima tripletta ragazzi, mamma mia, spero che siamo arrivati a 6000, direi che c'è stata una grande scalata, sbam, da 5919 a 6009. Insomma ragazzi, io spero che questo video di Clash Royale vi sia piaciuto, il deck lo conosciamo, è devastante, mi raccomando un sacco di pollicioni in su, lasciate qui il vostro commento, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!